Beh, al termine di questo incontro, ricordando 400 anni di storia di tanto volontariato vincenziano, un po' in tutto il mondo, incontrando le miserie più varie, le povertà più incredibili, da quelle fisiche a quelle morali, l'interesse che ha avuto il presidente Tajani nel permettere questa riflessione, no, davanti a dei parlamentari europei, beh, è qualcosa che rallegra il cuore perché significa che il Parlamento europeo sta vicino a certi valori, davvero non perde quella radice cristiana no, in cui chi sta in difficoltà è necessario stargli vicino, è necessario venirgli incontro, anche perché le necessità di povertà ci riguardano tutti, quali che siano le povertà, non sono tutte uguali, ci sono povertà fisiche, morali, spirituali, povertà che nascono da grossissimi interrogativi sul senso della vita. E quindi è stata una bella esperienza, grazie anche al Presidente che ha avuto parole molto belle per noi, ma per tutti gli operatori nel mondo a livello di volontariato. Io ho potuto ricordare quanto è importante pensare più che al futuro dei giovani, a quali giovani vogliamo in futuro, no? Ma bisogna ascoltarli, soprattutto quelli che più in qualche modo hanno sofferto questa nostra cultura, in cui li porta a essere distratti mortalmente da loro stessi, dalle loro ricchezze interiori. No, il fatto che qui ci sono nuovi giovani della comunità che hanno finito il programma e che Tajani vuole sempre come premio portarli qui all'interno del Parlamento, beh, mostra che hanno tante cose da dire, no? E ricordare che forse rivolti proprio alla Commissione della Cultura e dell'Educazione, che davvero venissero ad ascoltare i giovani, ma i giovani che sono usciti dal problema, perché loro sanno dire che cos'è che prima ha creato tanto malessere in loro, tante sofferenze, per cui poi la droga, o per trasgressione o per alleviare tante situazioni comportamentali e mentali, ha finito di distruggerli e di ingannarli in quelle risposte che la società a volte propone, no? Bisogna ascoltare chi ne è uscito fuori, perché sono loro che sanno meglio cos'è che l'ha distrutti prima, e poi facendo quel percorso critico, diventando critici su certi comportamenti avuti, su un modo di pensare, possono anche dire, gridare alla società che cos'è che oggi li fa rivivere, per cui sono felici, per cui rigioiscono la vita in tutta le sue dimensioni, da quelle personali a quelle familiari, a quelle sociali, a quelle lavorativi, a quelle affettivi, no? E soprattutto poi rigioiscono per certi valori di cui hanno preso consapevolezza e coscienza. Quindi io devo ringraziare in particolare il Presidente perché ha dato questa opportunità alla famiglia vincenziana che opera in tutto il mondo. Abbiamo ascoltato altre testimonianze e beh, è bello questo, anche se tutti dobbiamo impegnarci di più, non solo ascoltare le necessità di chi sta in situazione difficile, ma soprattutto ascoltare quello che loro pensano mentre sono in queste condizioni difficili, quello che loro pensano della cultura, della società, perché loro sanno per esperienza ciò che manca alla cultura e la società, e per esperienza sanno ciò che dovrebbe non mancare alla nostra società per non creare o lasciare nell'infelicità delle situazioni davvero ai margini proprio della società. Ecco, Tajani ha mostrato, come lui tante volte ha detto, che il Parlamento europeo appartiene ai cittadini europei, e questa è la dimostrazione, perché ha dato voce a tanti cittadini, soprattutto cittadini impegnati per migliorare la nostra società.